Due o tre riflessioni vorrei condividere con voi e fanno riferimento alla terza dose che è largamente sicura per quel poco che può valere. Personalmente l'ho ricevuta senza il minimo problema e conferisce ulteriore protezione proprio perché stimola le cellule della memoria del sistema immunitario in qualche modo, richiamando poi quella che è la schedula vaccinale per tanti patogeni rispetto ai quali vengono adottate le vaccinazioni in età pediatrica. Riferimenti ovvi sono all'antitetanica piuttosto che all'antipolio o all'antiepatite, tanto per fare qualche esempio. E di fatto, parlando di vaccini, va rimarcata anche l'approvazione da parte della Food and Drug Administration e del Centers for Disease Control dell'approvazione del vaccino di Pfizer-BioNTech a una dose di un terzo, quindi 10 microgrammi rispetto alla dose impiegata invece negli adulti, che sarà una possibilità, un'opportunità di protezione offerta anche a questa fascia di età, sia per proteggere, ed è ovviamente la ragione principale, i bambini da forme assai rare, ma comunque registrati di patologie gravi, eccezionalmente anche fatale, sia per proteggerli da fenomeni di long covid, sia per garantire loro adeguato mantenimento della socialità dei percorsi educativo-formativi, sia anche per ridurre ulteriormente la circolazione virale, come la terza dose, in tutti coloro per i quali è già indicata, certamente contribuirà a fare. Sempre AIFA si è già attivata anche per poter garantire l'acquisizione di un numero di dosi adeguate di quel farmaco che inibisce la polimerasi virale, in particolare molnupiravir, che è stato approvato nel Regno Unito. Il direttore generale di AIFA, il dottor Magrini, ha già chiesto il dossier proprio per consentire al nostro paese di avere a disposizione anche quest'arma terapeutica.